Paolo Coelho ha detto: dicono che nel corso della nostra vita abbiamo due grandi amori. Uno è con cui ti sposi o vivi per sempre, forse diventerai il padre o la madre dei tuoi figli e sarà quella persona con cui ottieni il massimo rapporto per stare il resto della tua vita accanto a lei o lui. Poi dicono che c'è un secondo grande amore, una persona che perderai sempre di continuo, qualcuno con cui sei nato già connesso, si chiama chimica, dicono, ma a volte anche la forza della chimica impedisce di raggiungere un lieto fine, fino a quando, un certo giorno, smetteranno di provare, si arrenderanno e cercheranno quell'altra persona e finiranno anche per trovarla, ma non è quello che volevano. Ma vi assicuro che non passeranno una sola notte senza pentirsi e senza sentire il bisogno di un solo bacio o magari discutere ancora una volta. Tutti sanno di cosa sto parlando, perché mentre state leggendo questo o ascoltando me, vi è venuto il suo nome in testa. Si libereranno di lui o di lei fisicamente, smetteranno di soffrire, forse mentalmente. Riusciranno a trovare la pace, la sostituiranno con la calma, ma vi assicuro che pregheranno ogni giorno per avere un contatto anche solo per litigare o discutere, perché a volte si sprigiona più energia discutendo con qualcuno che ami che facendo l'amore con qualcuno che apprezzi. Ricordate il filo rosso del destino? Una leggenda che ha origine cinese che narra così. Un filo rosso invisibile collega coloro che sono destinati a ritrovarsi indipendentemente dal tempo, luogo o circostanze. Il filo rosso può essere allungato, tirato, ingarbugliato, ma non si romperà mai.